Quando ti connetti a un social network, connetti anche la testa. Che bello usare il web per comunicare, cercare informazioni, postare idee ed emozioni attraverso parole, musica, foto e filmati. Con i social network ci divertiamo, costruiamo legami ed amicizie, riceviamo notizie dal mondo e possiamo perfino usarli per studiare e lavorare. Un mondo intero che oggi è sempre letteralmente a portata di mano grazie a smartphone e tablet. Un mondo che però può presentare anche qualche rischio. Intanto cerca di ricordarti che tutto quello che pubblichi probabilmente rimarrà lì per sempre e che puoi anche perderne definitivamente il controllo. Oggi magari sei contento che tutti possano leggere i tuoi pensieri o vedere le tue foto, ma domani? Prima di mettere qualcosa online, quindi, fatti qualche domanda, tipo: vuoi davvero che tutti sappiano certe cose di te? Cosa fai, cosa pensi, dove vai, con chi? Condividere certe informazioni è un'arma a doppio taglio. Ad esempio, è divertente scrivere che a una festa hai bevuto un po' troppa birra con gli amici e postare magari anche una foto o un video. Ma cosa potrebbero pensare i tuoi genitori, i tuoi professori o addirittura chi domani ti farà un colloquio di lavoro? E poi, le cose che pubblichi possono offendere qualcuno? Sei sicuro che i tuoi amici siano contenti di vedere online foto in cui ci sono anche loro o che certe battute piacciano davvero a tutti? C'è un altro aspetto importante. Hai mai sentito parlare di ladri di identità? Persone che girano in internet per rubare i tuoi dati personali e usarli poi per tempestarti di messaggi o addirittura per compiere reati. Quando navighi, quindi, segui alcune regole per proteggerti dai malintenzionati. In primo luogo, stai attento a non comunicare a sconosciuti alcune informazioni molto personali, come il tuo indirizzo, il numero di cellulare o il numero di carta di credito, se ne hai una. E poi non accettare amicizie a caso. Avere molti contatti sui social network è bello, ma non puoi mai sapere con chi hai a che fare, se per caso ha cattive intenzioni. Infine, conserva solo per te la password di accesso ai social network e ricorda di cambiarla ogni tanto. E cerca di usare password differenti per accedere a siti diversi e alla posta elettronica, perché altrimenti rubata una password, rubate tutte. La miglior difesa è informarsi. In ogni social network c'è una pagina che spiega come vengono gestite le notizie che ti riguardano. Cerca di leggerla, scoprirai cose molto importanti. Cerca anche di capire come fare per proteggere la tua riservatezza, controllando le tue impostazioni privacy. Se vuoi andare sul sicuro, in pochi clic puoi decidere che certe informazioni possono vederle solo i tuoi amici e non anche dei perfetti sconosciuti. E se ti dà fastidio essere bombardato di messaggi pubblicitari quando ti iscrivi al social network, fai attenzione alle condizioni d'uso del servizio. Ad esempio, verifica se puoi impedire che i tuoi dati personali possano essere usati per inviarti pubblicità indesiderata. Se hai bisogno di aiuto per proteggere la tua privacy o per avere informazioni utili per navigare in sicurezza, puoi rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali. Ma ricorda sempre, il miglior garante della tua privacy online sei tu. Sono qui a ringraziarvi di essere intervenuti e a fare un piccolo inciso. Come sicuramente sapete, il progetto SMS è stato ideato dall'attuale amministrazione all'atto del suo insediamento, quindi nel 2011, ed è un progetto a valenza quinquennale, cioè di mandato, e durerà quindi fino alla fine del mandato di questa amministrazione, cioè fino al 2016. L'acronimo SMS è un acronimo che sta per sport, musica e sicurezza. Il fine di questo progetto è di promuovere incontri come quello di oggi e azioni come tante sono state fatte finora che possano migliorare la sicurezza sul nostro territorio. Noi parliamo di un problema veramente importante e secondo noi sottostimato da parte degli adulti, l'uso consapevole di internet. Internet ci ha cambiato la vita, ormai tutti quanti possediamo uno smartphone, ormai tutti abbiamo la possibilità e la capacità di interagire con tutto il mondo, ma mentre parliamo noi che siamo adulti, abbiamo anche i nostri bambini, i nostri ragazzi che si avvicinano a questo mondo senza averne gli strumenti. Questa è un'ottima occasione per ribadire quello che inizialmente ha detto il Vice Sindaco, cioè all'interno di questo progetto SMS la Polizia Municipale ha portato avanti, quindi all'interno di questo contenitore, perché va considerato tale, ha portato avanti alcune iniziative. Ci tenevo a sottolineare che la nostra attività in questi ultimi anni si sta evolvendo verso un'attività di prevenzione nei confronti della sostanzialmente della violenza, perché poi anche sui social network, anche attraverso i social network, stiamo imparando, stiamo vedendo che si veicola violenza.
violenza attraverso non più magari non solo comportamenti reali, concreti, ma attraverso un utilizzo distorto di questi strumenti che portano poi i giovani, i ragazzi o a sentirsi esclusi o addirittura ad avere dei comportamenti autolesionisti o autodistruttivi in questo senso. Quindi è importante per noi, noi stessi, prepararci, formarci per poi poter andare nei luoghi che sono principali per noi e per i ragazzi, cioè le scuole. In questo senso con il progetto SMS 100 e sicurezza, nella parte più rivolta appunto alla prevenzione, sono già stati fatti alcuni incontri con le scuole sul tema della violenza di genere, della violenza sui minori, ma anche sul cosiddetto cyberbullismo e cyberstalking. Grazie. Posso parlare di qualche accorgimento tecnico? Noi abbiamo uno strumento, almeno i nostri ragazzi specialmente, lo smartphone. Lo smartphone lo usiamo in qualsiasi momento. Quello che dobbiamo fare è, ad esempio, non mai scollegare il codice PIN quando lo colleghiamo, no? È una misura di sicurezza che va adottata, come pure il blocco dello schermo. Se qualcuno di noi sta usando il suo smartphone e c'ha l'abbonamento a internet, quindi c'ha anche l'icona di Facebook, c'ha l'icona di WhatsApp, quindi può fare di tutto, insomma, in rete internet, è opportuno fare in modo di bloccare lo schermo. Questo perché a volte può capitare che lasciamo, magari se siamo a scuola, il nostro smartphone lo lasciamo sul banco e ci spostiamo un attimino. Cosa può accadere? Che un amico che magari vi fa fare uno scherzo, magari anche di pessimo gusto, ve lo prende, si connette, e poi la responsabilità di chi è? Di colui che è titolare dell'utenza telefonica di quel telefono. Un'altra cosa importante quando si usa il telefono, che andiamo in rete internet, è proteggerlo con un buon antivirus. E come lo facciamo per il computer, questo va fatto anche per il telefono. Perché? Perché il telefono altro non è che un piccolo computer. Bisogna creare una mail dedicata per ogni cosa che si deve fare. Quindi se io voglio comunicare con le persone, mi creo una mail con una password. Se poi mi voglio registrare su Facebook, creerò un'altra mail con un'altra password. Le password non vanno mai rivelate a nessuno, nemmeno al proprio ragazzo, ragazza o amico o amica. La password deve essere innanzitutto difficile. Mettere il proprio nome o il nome del cane e del gatto è sbagliato. Queste sono banalità, però a volte incappiamo in situazioni particolari e pericolose. Quanto tempo sei online durante il giorno? Quindi WhatsApp, Facebook, in totale più o meno quanto tempo state online? Su WhatsApp sempre. Quindi parecchio tempo? Tutte le ore a parte la notte, più o meno 16. Io ogni tanto, quando non ho niente da fare. Un'oretta. Circa 3 ore. Dunque durante il giorno quasi tutte le ore e utilizzo maggiormente Facebook, WhatsApp e anche alcune volte Instagram. Ma io in realtà sto, alla fine guardo molto scaglionata, ma ci metterò 2 orette. Quindi in totale 2 ore? Sì, sì. Io ma neanche un'ora secondo me. Neanche un'ora? Ma tu usi social network? Sì, raramente però sì. 2 orette? Sì. Magari 5 minuti, però tante volte c'è anche il giorno. Tu perché utilizzi social network? Per comunicare con gli amici e fare nuove amicizie. Io soprattutto WhatsApp per sentire le amiche, però gli altri non. Sì, io anch'io uso sempre WhatsApp, cioè è l'unico mezzo di comunicazione. E poi Facebook ora molto meno rispetto a quando ero un po' più piccola. Intanto un po' per informarmi su notizie,
fatti, eventi, così, ma anche per guardare cosa condividono amici, tutte le varie, tutti i vari eventi, opportunità, insomma. Ma in realtà è una bella domanda, giusto per guardare un po', magari, è strano da dire, ma anche brutto, però magari cosa fanno gli altri. È tutto un... sì, più che altro mi interessa quello che magari possono fare gli altri. Per noia, per sentire i miei amici che sono lontani o per divertimento? Oh, non lo so, è solo che lo fanno tutti, allora parlo con gli altri. Vedere cosa combina la gente. Giocare con la gente. Ma secondo voi in chat è più facile parlare di argomenti che semmai di persona non parlereste? Anch'io, cioè sono abituata più al dialogo faccia a faccia. Sì, prima lo facevo più spesso, magari riuscivo a darmi più forza facendo questa cosa, cioè perché comunque è davanti un telefono, non la persona, quindi riesci a parlare molto più facilmente. Poi vabbè, adesso sono riuscita un po' a sbloccare. Sì, sì. Io no. A volte sì. Io sono, appunto, dato che non utilizzo molto queste cose, preferisco anzi di persona. Sì, certo, di persona magari alcuni argomenti sono un po' toccanti e quindi si preferisce, invece magari quando sei dietro uno schermo così riesci facilmente a parlare anche di cose che magari non ti azzardi se... Ma secondo te quali sono i pericoli dei vari social network? Intanto il primo pericolo è che comunque puoi anche essere rintracciato da persone che non conosci e magari essere importunato oppure anche magari rispondere ad alcune cose che realmente magari non ti appartengono, che comunque la persona non la conosce, quindi può anche insomma farti una serie di domande e alla fine non rispondere magari a quello che veramente ti ha chiesto, che magari te l'ha chiesto per, non so, scoprire un po' di te, insomma. Si dai troppi dati personali o comunque dici troppe cose di te, di una persona, non sai come vengono utilizzati questi dati e non sai comunque chi è dall'altra parte mentre tu lo conosci. Secondo me questo può essere un rischio, dare troppi dati oppure magari non badare a dei profili finti magari o cose che comunque possono essere dannose anche per la tua privacy. Ce ne sono tanti, soprattutto secondo me quello più grande è quello di magari conoscere una persona che da una facciata può sembrare una persona totalmente diversa da quello che è in realtà. Quindi magari io, soprattutto adesso magari sto più attenta, però se ero piccolina andavo magari su Facebook, conoscevo una persona o su qualsiasi altro social network. Magari questo qua aveva 40 anni, però si faceva per un ragazzo di 17-18, io non potevo saperlo, quindi questo è quello il pericolo più grande. Secondo me soprattutto tipo nelle litigate, perché molta gente si sente comunque di avere una marcia in più quando non ha di fronte la persona con cui deve parlare o avere un rapporto. Sì, poi dopo tutte le notizie poi si girano molto più in fretta, cioè in volete. Non lo so, la sai? Sì. Ma indubbiamente potresti fare amicizie con persone che in realtà non sono come dicono di essere. Il bullismo. Il pericolo dei social network secondo me sono il discorso della falsità, molto spesso non vedi se c'è realmente dietro ad uno schermo e a quello che ti risponde la persona. Mi definiresti con una parola sola l'amicizia che si può creare su social network? Dipende, magari può essere sia falsa, ma può essere anche magari per qualcuno di rassicurazioni. Non lo so in realtà, sai, perché io preferisco appunto una cosa di persona, quindi sui social network dipende da persona a persona. Falsa, ok. Inutile, triste, inutile, spesso è finta. Sicuramente è una cosa non reale, ma soprattutto così un po' di scambi di idee, ma non... Quindi virtuale. Sì, esatto. Non amicizia. Ok, grazie mille. È abbastanza veloce. Ragazzi, e quindi avete visto quale risposte hanno dato. Quindi adesso lasciamo commentare tutto quello che è stato l'indagine che hanno fatto su internet e le statistiche che ha fatto il comune. Sì, quindi chiamiamo qui sul palco l'assessore Massimo Manderioli. Quest'anno siamo sul palco per commentare un questionario. L'anno scorso, ricordo, era l'abuso dell'alcol. E naturalmente non siamo qua per demonizzare la comunicazione sui social,
ma per quanto ci riguarda forse l'effetto dannoso e forse anche la dipendenza patologica che può provocare. Partecipazione importante, 156 utenti raggiunti attraverso i nostri strumenti, quindi già c'è un dato interessante che il 62% di chi ha risposto appartiene al sesso femminile, con un'età superiore agli anni 30 e con un titolo di studio importante che molto spesso ravvisa di cultura alta. Come possiamo vedere qua, quelli più usati sono Facebook e WhatsApp. WhatsApp è semplice da capire, perché quando dobbiamo mandare un messaggio, anziché con l'SMS che può avere dei costi, quindi incide sul budget familiare, in questo modo mi collego a internet, quando ho pagato il mio abbonamento sono già a posto e quindi posso mandare tutti i messaggi che voglio. Ecco perché i ragazzi oggi come oggi usano spesso come messaggistica WhatsApp, e Facebook è il social network più usato. Il 71% segnala ogni giorno. Io mi soffermerei anche sull'83%, quindi fino a 3 ore, e questo può dare un'indicazione anche della incapacità di valutare il tempo dei soggetti che fanno uso di questo strumento comunicativo. Nessun altro usa il mio computer o cellulare, pari al 63%, altro dato importante che ci fa capire che il controllo su questa strumentazione da parte degli adulti è quasi nullo, no, il 46% risponde sì. Beh, va bene, la percentuale, diciamo che per l'uso che si fa spesso di questi strumenti, 46% va bene. Bisogna tener conto che bisogna vivere la vita reale e non stare sempre sui social network. Per tenermi in contatto con i miei amici, sono significative le mani che formano il contatto, per passare il tempo, per vedere cosa fanno amici e conoscenti, quindi anche una sorta di grande fratello che dà la possibilità di capire e controllare, per l'appunto, come si muovono le persone a cui noi teniamo e che consideriamo amici. L'opinione, più che altro, in genere poi si conoscono fra amici, gli amici più stretti con cui dialogano sono poi quelli, magari i compagni di scuola, quindi si conoscono proprio anche di persona, per cui la prima frase è quella più giusta. Beh, vediamo, insomma, gli aspetti, essere sempre in contatto con gli amici, trovare amici che si sono persi di vista, ma quello forse un po' meno, perché in genere si conoscono sempre. L'uso improprio, calunnia, minaccia, ecco, i pericoli, diciamo, sono proprio questi. A volte nel cattivo uso dei social network si incorrono appunto nelle calunnie, minacce, pedofilia, violazione della privacy. Ad esempio, lo scambio di fotografie è ricorrente, a volte inviare delle foto di persone che non ti autorizzano la divulgazione, questo può succedere. Si annullano le amicizie reali, quelle quando è che uno si sente perseguitato oppure non ci si comporta bene con la tal persona, questo ti può bloccare e questo è possibile, è una forma anche di difesa, questo viene utilizzata. Ho avuto modo di consultare alcune cose, ho visto che spesso i ragazzi questo lo fanno se qualcosa non funziona. Il 56% dice no, però si contrappone al 44% che dice sì, quindi anche questo è un dato significativo. Sì, viene usato spesso, però insomma siamo quasi una via di mezzo, siamo una metà. Il 63% dice no, il 37% dice questo sì. È una percentuale positiva perché noi non sappiamo mai chi c'è dall'altra parte, e in genere chi è il malintenzionato cerca di conquistare la tua simpatia e poi dopo ti trovi magari davanti una persona completamente diversa e con intenzioni non buone. Lo stalking, la calunnia, la diffamazione. Sì, adesso, fra questi, quanto veritiera è questa? Fra questi, quello che avviene maggiormente è la diffamazione, sono le ingiurie in diffamazione che avvengono tramite i social. Può succedere anche il furto d'identità, che il furto d'identità non è altro che l'accesso abusivo
e in questo caso è quando ti craccano la password e si appropriano del tuo profilo Facebook. Bullismo, ancora stalking, dipendenza da internet, quindi riferimento alle dipendenze patologiche, la droga, l'abuso di sostanze. Senza dubbio la droga. Senza dubbio la droga. Fiducia, vicinanza, non sentirsi mai soli, condivisione, comprendersi con uno sguardo. Io direi che questa pagina racchiude un'umanizzazione e soprattutto un bisogno di non isolarsi con i social, ma invece di condividere le proprie emozioni. Esatto, esatto, condividere le proprie emozioni, ma però una cosa è certa, dobbiamo, i mezzi che noi abbiamo a disposizione sono grandi, sono immensi, internet, possiamo trovare qualsiasi informazione utile. Però dobbiamo vivere anche il reale, non dobbiamo essere, come si dice, fagocitati dalla rete.